Benvenuti a un nuovo appuntamento con TSD Notizie Week, il nostro rotocalco per andare a rivedere le principali notizie della settimana. In questa edizione vi riproporremo il servizio sull'inaugurazione della mostra appena inaugurata, realizzata dalla diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro sul tema Non è qui, è risorto, l'iconografia del Cristo in terra d'Arezzo da Margaritone a Rosso Fiorentino. Ma parleremo anche di nuove dipendenze, tra queste in particolar modo le dipendenze che corrono sulla rete, sul web. Andremo a vedere una nostra intervista su questo tema. E ancora la scuola artigiana, l'iniziativa lanciata da Confartigianato Arezzo in collaborazione con la Camera di Commercio, con gli studenti delle scuole aretini, degli istituti superiori che vanno alla riscoperta dei mestieri. Questo è molto altro in questa edizione, ma ora linea alla regia e buona visione. Non è qui, è risorto, l'iconografia del Cristo in terra d'Arezzo da Margaritone a Rosso Fiorentino. Questo è il nuovo itinerario artistico promosso dalla diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro e dalla soprintendenza di Arezzo. Nell'anno della fede viene proposta una rassegna dedicata alla produzione d'arte del territorio aretino che ha per oggetto il corpo di Cristo. Questa è una mostra che nella sua dinamica organizzativa mette insieme due motivi che mi stanno molto a cuore. Intanto la collaborazione dei miei parroci, che senza far tanta complicazione hanno tirato fuori i pezzi più belli che ci avevano dell'argomento per poter partecipare a questo evento. Ed è anche importante perché è un segno dell'unità della diocesi. Ci sono opere ad un tempo di Arezzo, di Cortona e di Sansepolcro. L'esposizione è allestita nei locali della loggia di San Donato, l'ala recentemente restaurata che collega il Palazzo Vescovile al Duomo, progettata da Bartolomeo della Gatta. Per la prima volta in mostra anche un crocifisso realizzato da Margarito d'Arezzo. Non solo, protagonisti anche i Cristi della Volata, al centro di numerose processioni in tutto il territorio della Valdichiana e dell'Umbria settentrionale. È proprio questo tema ad aver ispirato il maestro Giuliano Vangi per la composizione del nuovo altare della cattedrale. Un evento che permette di valorizzare le eccellenze aretine e garantire anche posti di lavoro. Tutte queste opere, o perlomeno un buon 80% di queste opere, è stato oggetto di attenzioni, di manutenzioni negli anni, negli ultimi 30 anni direi, e c'era anche in programma di poter riprendere le altre. Tutto questo è stato possibile innanzitutto per delle programmazioni finanziarie che erano molto diverse, la contingenza era diversa, e tutto ciò ha coinvolto molte ditte all'interno del territorio. Si inizia mettendo in secondo piano la propria vita sociale e reale, si prosegue tralasciando l'attività fisica e la salute, si finisce per desiderare di trascorrere sempre più tempo davanti ad uno schermo, trascurando lavoro e doveri personali. Tra le dipendenze che frequentemente il CERT di Arezzo si trova ad affrontare ci sono anche quelle legate all'utilizzo del web. E ad essere a rischio non sono solo le giovani generazioni. La dipendenza da internet è molto variegata, investe la popolazione giovanile, ma non solo per l'azzardo, anche per il gioco di ruolo, anche per la chat. Voi sapete ormai da qualche anno che si sta vedendo questo strumento importante, inevitabile, proficuo dal punto di vista lavorativo, di studio, è diventato per alcuni anche un luogo di dipendenza. Non solo per giovani, anche antica è la dipendenza legata ad internet, connessa alla ricerca di legami e alla ricerca anche di sessualità, ma l'approccio, come per il gioco d'azzardo, è un approccio immediato, gratuito. Ma come comprendere se un comportamento sta diventando realmente patologico? Il rapporto con internet sta diventando prevalente e nella quantità comincia a diventare duraturo, così che la persona scompare dalle relazioni sociali, amicali, familiari, ruba tempo al lavoro, ruba tempo allo studio, è una persona in difficoltà in quanto venuta prigioniera della rete. Il CERT di Arezzo mette a disposizione un servizio di assistenza completamente gratuito.
Il percorso si attiva per richiesta diretta, non c'è lista d'attesa, non c'è bisogno di richiesta medica o di altro impedimento. Avviene dalle 7 della mattina alle 7 del pomeriggio con assenza di lista d'attesa. Basta presentarsi qui ed essere presi in carico individualmente e come famiglia. In tempi di crisi lavorativa diventa sempre più fondamentale imparare un mestiere per il proprio futuro, magari riscoprendo l'importanza della cultura e della manualità artigiana, diffondendo l'importanza del fare e soprattutto del Made in Italy. Anche per questo è nata la Scuola Artigiana, un progetto per dare un futuro ai mestieri. L'iniziativa è organizzata per il quarto anno da Confartigianato Imprese Arezzo. L'intento è di consentire una collaborazione tra artigiani e studenti delle scuole superiori del territorio aretino. Un percorso dove i ragazzi possono lavorare a fianco di imprenditori e maestri di attività produttive e acquisire i loro segreti e le loro conoscenze. Io credo che proprio grazie all'associazione Confartigianato questo percorso di avvicinamento fra la scuola e il lavoro possa dare dei risultati. Io credo che anche che il futuro dell'Italia sia quello del recupero dei mestieri, quello che il mondo intero ci invidia. Questo modo di trasmettere la nostra cultura passa attraverso il mestiere. Per troppi anni abbiamo dimenticato i mestieri. Se vogliamo risalire, credo che il percorso giusto sia questo, quello di una formazione corretta che avvicini la scuola al mondo del lavoro. Nella nuova edizione saranno coinvolti 10 istituti, oltre 1100 alunni e 27 imprenditori artigiani. E l'obiettivo principale del progetto è quello di dare una manualità a questi ragazzi, farli avvicinare al mondo imprenditoriale delle piccole e medie imprese nelle varie attività, per dare loro un futuro, ma non solo ai ragazzi, anche a questi mestieri artigiani che vanno, ahimè, scomparendo. 3 giorni per confrontarsi con le realtà professionali del territorio, valutare le proprie competenze e ricevere gli strumenti adeguati per orientarsi nel mondo del lavoro. Questo è l'obiettivo della nuova edizione di Students Job Training, organizzato presso il Dipartimento Aretino dell'Università di Siena. A partire dal 10 aprile, gli studenti potranno ricevere consigli preziosi sugli attuali scenari lavorativi e professionali e discutere sui percorsi da seguire. Un'iniziativa che noi potremmo definire come facilitatore, un facilitatore che aiuta gli studenti a inserirsi nel mondo del lavoro. Perché non solo laureandi? Perché oggi la complessità del mondo del lavoro e le difficoltà chiedono agli studenti di acquisire delle competenze trasversali necessarie a raggiungere certi obiettivi. Allora, un laureando è già con un piede fuori dell'università e è quasi troppo tardi, perché prefigurarsi che cosa voglio fare da grande, vedere come coniugare ciò che studio oggi con quello che farò domani, con l'aiuto sia di professori ma anche di professionisti che possono chiarire quali pratiche lavorative, come si svolge un lavoro, come si entra dentro il mondo del lavoro, noi lo crediamo fondamentale. Il 10 aprile gli studenti incontreranno aziende private aretine, sia aziende del terzo settore e aziende di cooperative di servizi. La seconda giornata, quella del 18 aprile, incontreranno dei professionisti specialisti nel settore della selezione del personale e sarà molto utile per gli studenti, perché gli verranno forniti degli strumenti per preparare ad esempio il curriculum vitae. La terza giornata invece, che è quella del 23 aprile, gli studenti potranno incontrare sia persone che coordinano la selezione del personale negli ambienti educativi, e invece nella seconda parte della mattinata incontreranno dei professionisti nel settore della selezione del personale specificatamente rivolta alla formazione professionale. Don Giancarlo, una giornata particolare quella di oggi per Cortona, un momento che conclude le festività pasquali, perché è tradizione qui festeggiare questa giornata. È da secoli che a Cortona si celebra in maniera molto solenne la Pasqua, come in tutte le chiese. Inizia con la volata del Cristo risorto in cattedrale la notte di Pasqua, al canto del Gloria, e poi il martedì dopo Pasqua, ecco, si conclude il tutto portando questo bellissimo simulacro del risorto per le strade della città, perché
possa benedire le nostre famiglie, i nostri ambienti, i luoghi di lavoro, i luoghi di rapporti umani, di relazioni. È una, diciamo, una manifestazione religiosa molto sentita dai cortonesi, anzi vorrei dire che i cortonesi hanno sempre festeggiato più il martedì che il lunedì di Pasqua. Oggi purtroppo è una brutta giornata, per cui sicuramente la processione non viene fatta e anche la presenza sicuramente dei fedeli è abbastanza ridotta. Peccato, perché nelle belle giornate è una processione che si snoda lungo le strade di Cortona e termina qui in questa bellissima terrazza che si affaccia verso la valle del Loreto, Sant'Egidio, e è molto bella questa processione perché a conclusione c'è proprio una benedizione anche della campagna, quindi è sentita anche per questo. La liturgia di oggi è sul tema della libertà e sul Cristo resuscitato, che la tradizione cortonese ha voluto rappresentare con il sudario e le vesti posate in terra, e Cristo libero come quella volta che Francesco sulla piazza grande d'Assisi si leva i vestiti e dice a suo padre, che voleva ragionare con la mentalità del secolo, un no bisogno delle cose. Noi dobbiamo imparare a essere di qualità di dentro. Nostra forza è il Signore, tutto il resto se ne può fare a meno. Un messaggio di pace, quello di Papa Francesco, pronunciato in occasione della benedizione Urbi et Orbi nella giornata di Pasqua. Nell'annunciare la gioia della risurrezione di Gesù Cristo, ha voluto sottolineare la vittoria della misericordia di Dio e ha invitato i cristiani di tutto il mondo a chiedere al Signore di trasformare la morte in vita, di mutare l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace per il Medio Oriente, per l'Africa, per l'Asia. Pace a questa nostra terra. A tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia, egoismo che continua la tratta di persone, la schiavitù più estesa in questo XXI secolo. La tratta delle persone è proprio la schiavitù più estesa in questo XXI secolo. La stessa denuncia era partita poche settimane fa anche da Arezzo, in occasione della presentazione del libro Il traffico degli invisibili, di fronte agli studenti degli istituti superiori della città. L'autrice della ricerca, Desiree Pangerc, ha spiegato nel dettaglio quanto sofisticato, diffuso e drammatico sia questo fenomeno strettamente legato nella nostra provincia alla prostituzione. Giovani ragazze provenienti prevalentemente dall'est Europa, arrivate con la speranza di una vita migliore e costrette da aguzzini senza scrupoli a vendere il proprio corpo. Una o due giorni di confronto e aggiornamento tra esperti, familiari e operatori sociosanitari per favorire la conoscenza e la ricerca sull'autismo, una sindrome che in Italia colpisce circa 400.000 persone e dalla quale attualmente non si guarisce. Autismo, conoscere, cooperare, crescere è il titolo del convegno che si terrà a Cortona i prossimi 12 e 13 aprile presso il Centro Convegni Sant'Agostino, promosso dall'Associazione Autismo Toscana, dalla USL 8 e dal Comune di Cortona. Abbiamo deciso di farla, intanto fare due giorni, perché oltre che dare informazioni, perché poi è quello che vogliamo fare, chiamando degli autorevoli medici, ricercatori nazionali, di realizzare dei workshop su temi specifici, perché la cosa che almeno ci è saltata agli occhi subito è la necessità dei genitori operatori di confrontarsi su alcuni temi specifici, che sono uno legato strettamente alla diagnosi, quindi capire quando il bambino o la bambina risponde a questa sindrome qui. Uno, lo spazio per gli adulti, perché uno dei temi forti è quando i bambini crescono e quindi finisce la scuola, il mondo degli adulti, come comportarsi. L'altro è proprio il mondo della scuola,
che sta soffrendo molto, dovuto ai grandi tagli, quindi gli insegnanti di sostegno che hanno necessità di formazione, devono capire con chi hanno a che fare perché il mondo è completamente cambiato. L'altro sono le nuove tecnologie che stanno aiutando notevolmente le terapie. La giornata è importante perché la Toscana è in piedi ormai da 2-3 anni uno screening che coinvolge i pediatri ed è credo l'unica regione d'Italia che l'ha attivato. I risultati si stanno vedendo, veramente straordinari, ed è anche giusto presentarli. Insomma, sono anche fiero che si sia scelta la sede di la provincia di Arezzo, insomma Cortona, per fare questo convegno. I nostri sforzi hanno avuto un ruolo, ecco, e quindi anche un minimo di orgoglio per questa cosa. 52 team provenienti da tutta Italia, 550 atleti speciali, 100 tecnici e oltre 300 tra accompagnatori e familiari. Sono i numeri della prima tappa dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics che si terranno ad Arezzo dal 23 al 28 aprile. Sono da poco scaduti i termini per iscriversi alla 29esima edizione della manifestazione dedicata alle competizioni atletiche per persone con disabilità intellettiva e mentre gli atleti, affiancati dai loro partner, intensificano le sedute di allenamento, sono tante le realtà locali che si stanno preparando per dare il proprio contributo all'iniziativa. Tra queste anche il Circolo Aretino della FIAB, la Federazione Italiana Amici della Bicicletta, che sarà impegnato nell'organizzazione delle prove relative alla specialità della mountain bike, inserita nella categoria Prova lo Sport, con la speranza che diventi, già dalla prossima edizione dei giochi, disciplina olimpica. Parteciperemo alla cerimonia di inaugurazione inserendosi lungo il percorso che gli atleti faranno da Piazza Guido Monaco a Piazza Grande, inserendosi lungo il corteo con le nostre biciclette, facendo movimento insieme agli amici con gli skate, praticamente movimenteremo il corteo. La nostra funzione è di supporto in questo senso qui. Poi l'appuntamento va al 25 di aprile con le gare di mountain bike. Esatto, lungo il sentiero della Bonifica è stato scelto un tratto di 3,5 km sul quale si cimenteranno gli atleti e chiaramente agli atleti che partecipano alla gara sarà affiancato un nostro socio che li accompagnerà per tutto il percorso della gara stessa. La notizia che l'INPS non invierà più per posta la modulistica per la certificazione del reddito, ma che questa sarà disponibile solamente sul web, ha causato disagi e preoccupazioni tra le fasce più anziane della popolazione, che anche nella settimana di Pasqua hanno continuato a rivolgersi all'ACLI per ricevere assistenza e per non farsi trovare impreparate di fronte a questa novità. Tante persone quotidianamente si stanno rivolgendo ai nostri sportelli, consapevoli che da noi è possibile ottenere immediatamente e gratuitamente il modello CUD, spiega Pietro Donati, direttore del patronato ACLI. L'ACLI, che ad Arezzo ha sede in via Guido Monaco 48, ha messo in campo tutti i propri servizi e i propri volontari per aiutare gli anziani in questo complicato momento di transizione dal vecchio al nuovo. Per evitare le file agli sportelli previste alla vigilia della scadenza della dichiarazione nel giugno di quest'anno, l'associazione invita i pensionati a recarsi per tempo ai propri sportelli per ricevere la copia del modello CUD e per mettersi così in regola. Vogliamo evitare che dopo una lunga attesa i pensionati manchino l'importante appuntamento con il modello 730, aggiunge Matteo Bracciali, il responsabile del servizio di assistenza fiscale CAF ACLI. Chiediamo quindi ai pensionati di anticipare i tempi e di rivolgersi in anticipo agli sportelli dell'ACLI per ricevere la copia del CUD e per evitare le lunghe code che si creeranno nelle prossime settimane. La Casa Museo di Ivan Bruschi dal 6 aprile al 26 maggio 2013 accoglierà i cimeli in ricordo della memoria storica del dominio francese ad Arezzo, avvenuto dal maggio 1808 al gennaio 1814. Nel 2013 cade il bicentenario del breve periodo caratterizzato dalla presenza dell'impero francese. Per l'occasione sono state allestite 3 sale contenenti medaglie, documenti, lettere private del legame tra gli aretini e l'età napoleonica. È un periodo storico, come ho già detto, pochissimo conosciuto, non solo in Italia ma anche in Arezzo tutto sommato. Qui fa agio a tutto il periodo del Viva Maria, ma
non bisogna ricordare anche che con l'invasione proprio successiva, napoleonica, gli aretini furono fra i pochi che resistettero a questa invasione. E ci furono dei combattimenti molto accaniti e molto feroci. È un'iniziativa che si offre alla città, agli appassionati di collezionismo storico, agli appassionati anche della storia napoleonica, per ripercorrere questi 5 anni in terra di Arezzo, quando Arezzo faceva parte dell'impero napoleonico. È una mostra che si presta bene ad essere visitata anche dalle scuole. Noi l'abbiamo pensata molto per i bambini, anche per un primo approccio, no? Più di curiosità, ma importante comunque per gli eventi storici.